Sono le 6, mi trovo un po' in uno stato pietoso, non ho dormito granché, ma pazienza. C'era un topolino che si muoveva sotto e che ogni tanto mi faceva svegliare. C'è ancora perché anche adesso c'è. E adesso colazione veloce e poi si riparte. Il sole sta sorgendo. Il sole spunta dietro le montagne. Adesso stacco, chiudo qua i balconi. Adesso li vado a chiudere da dentro e si riparte a camminare. Eccoci a delle indicazioni, immagini dove proseguire di là, ma vediamo. Forcella bus tedesche lì, quindi là. Invece dritto di là a Baito Cengello e Maiga Conseria. Ok, quindi 360 questi qua. A me lì la forcella delle buse tedesche, che in effetti era quella che vedevo da sotto, anche se poi le indicazioni sembravano puntare verso di là. Dietro di me invece quella piramide lì è la cima delle Stellune. Adesso ci aspetta questa bella salita ripida su roccia fino alla forcella. Forcella Orsera, 30 minuti, faccio la magna, 1:40. Bellissimo. Anche se minima, pur sempre una fonte d'acqua che sfrutterò. Ho già guardato qua sopra, non ci sono tracce, diciamo, di cacche, quindi subito ci metterà un giorno a caricarsi, ma va bene. Poi questa la bevo comunque col filtro. La cima d'asta è un tratto di percorso super 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 godibile. Troviamo in un punto molto panoramico, lì sotto c'è la Maiga Sorgazza, questa è la cima d'asta, lì in quel plateau là sotto ci sarà, ci dovrebbe essere, anzi c'è il lago cima d'asta e l'attaccato c'è anche il rifugio. La tappa qui a bordo piscina splendida, sono lavato i piedi e le gambe, che adesso quindi sono belli freschi. Ora forcella magna e si va verso i Brentari.
pieno di resti della guerra mondiale, trincee, grotte scavate, muretti, tipo questo. Allora, anche se non vedo indicazioni, dovrebbe essere questa la Forcella Magna, in teoria. Ecco, subito dietro, Forcella Magna 2117. Allora, ci sono due opzioni: o fare la cresta succede, oppure questa, il 326, che taglia, e che è quello che farò io. Quindi io punto questo, volo in cima d'asta e poi rifugio a cima d'asta Brentari e basta. Poi da lì si va verso il, come si dice, a Brentari, e poi si scende lì alla Maiga Sorgazza, che avrei anche qui portato di mano, perché in due ore arriva la Maiga. Invece io salgo e poi scendo. Eccoci. Allora, Forcella Tellina, a destra sul 326 verso Buolon Cima d'Asta e poi Rifugio Cima d'Asta. Come dice anche questo bel masso a terra, 326 Rifugio Cima d'Asta è normale, oppure in questa direzione, non riesco a capire il numero, boh, 3 qualcosa, Ferrate Gabrielli, per di qua. Quindi da questa parte. Cima d'Asta, lì sotto c'è il lago, che ovviamente da qui non si vede, il Brentari è là sopra, e adesso, cioè adesso fra un po', ci sarà da scegliere se fare le placche oppure se fare il trotto degli asini. Io penso che farò le placche in salita, visto che comunque non è bagnato, e il trotto degli asini in discesa, così da avere un rientro un po' meno traumatico, perché le placche sono molto, molto ripide, molto molto ripide. In salita si fa fatica, ma si sale, in discesa lì ci si ammazza. Indicazioni: Cima d'Asta Brentari, 327, 1 ora e 20. Oro, andiamo. Ecco qua, sentiero per esperti, 327B, di qua. Adesso faccio questo. Ah, bene. Ecco, sono queste le placche. Si prendono vicino alla cascatella che scende giù per di qua e poi si sale su per di là. Molto ripide, ma ci permettono di tagliare molto il percorso. Queste sono le placche, vediamo se rende l'idea di quanto è ripido. Tantissimo, ma tanto, tanto, tanto. Yeah. Questo è il rifugio Cima d'Asta Brentari. Lì c'è il laghetto, bellissimo. E lì sopra, là dietro, Cima d'Asta. Però oggi non farò perché sono agro. Quindi, visto che ormai siamo arrivati, la discesa finale non la considero neanche. Vi ringrazio per essere tornati sul mio canale e aver condiviso con me questa avventura. Dalla Cima d'Asta, più precisamente dal Rifugio Brentari, è tutto. Alla prossima!